Amici del tornante.it, buonasera. Una puntata, una live a tutta tecnica con due professionisti del motorsport. Comincio con Raffaele Gianmaria, pilota professionista nonché direttore della Scuola Federale ACI. Buonasera Raffaele. Ciao, buonasera a tutti. E accanto a lui un nostro vecchio, ma non in senso anagrafico, amico, l'ingegnere Mario Gargiulo, tantissima esperienza da tutte le parti del mondo e soprattutto in quota oggi Prema Racing in Formula 2. Ciao, grande Mario. Buonasera a te e a tutti i nostri spettatori. Beh, questa è una puntata straordinaria perché andremo a segnare un po' il nord, sud, ovest, est di un weekend da gara e non solo di come si prepara il setup di una vettura e di quella che è la sinergia fra due figure centrali nella prestazione, l'altra ovviamente quella del tecnico, del meccanico. Quindi in sinergia, interazione fra pilota e il suo ingegnere di pista, un aspetto che nelle macchine moderne, ci insegneranno sicuramente i nostri ospiti di più in materia, risulta assolutamente decisivo. Non sono più i tempi di una volta quando bastava un buon piede, un'intuizione per andare forte. Adesso i parametri funzionali sono tali e tanti che bisogna affidarsi a due professionisti, quali sono i nostri Raffaele e Mario, che ci faranno un po' vedere il metodo di lavoro nelle varie condizioni e il setup della vettura su pista e anche traslato, perché no, su strada. Beh, insomma, partiamo dall'inizio. Come vi siete conosciuti? Dove affonda le radici la vostra amicizia? Siamo qua, alla fine si capisce che siamo vecchi tutti e due, no? Vabbè, comunque io da quello che mi ricordo, Mario, noi ci siamo conosciuti prima di tutto grazie ad una persona che saluto e che è una persona, diciamo, vicina a voi, ma anche a me, a tutta un po' la mia famiglia, anche a mio padre, ovvero Tonino Esposito, perché proprio io mi ricordo che nel 2006, quando Mario era un giovanissimo ingegnere, che poi c'è pure da dire che lui era anche un valente pilota, e all'inizio insomma si voleva cimentare pure nella carriera di pilota. Nel 2006, quando loro lavoravano e gestivano la Victory Engineering, era una struttura che lavorava sia nel GT italiano, gestendo una Ferrari 430 GT2, sia gestivano un programma di Formula Azzurra. E in quel periodo, nel 2006, era il secondo anno di tutoraggio, cioè di un programma che svolgevamo con la Scuola Federale ACI Sport, e all'epoca io ero l'istruttore che seguiva tutti i ragazzi sui campi di gara. Addirittura giravo con loro durante le prove libere, con una vettura che mi veniva messa a disposizione dalla Gloria Cars, che era il costruttore, quindi da Enrico Glorioso, e la macchina era proprio gestita da loro. Quindi ho conosciuto Mario nel 2006, e dillo dell'aneddoto del 2006 di Magione, dai. A Magione è stata l'unica mia gara, un regalo che mi ha fatto Tonino, a cui vanno i miei saluti, come premio di un anno, dove io ho sempre detto: Tonino, se ci entro io in macchina faccio vedere io a questi pilotini come si guida la macchina. E Tonino da un giorno all'altro mi fa: ok, la settimana prossima guidi tu la macchina. Fatto un weekend non bagnato, cioè io non ho mai messo le slip in vita mia con la macchina da corsa. Devo dire una cosa, lui è famoso per una cosa soprattutto, perché lui è il pilota, perché comunque ha fatto una gara, quindi può essere considerato il pilota, che c'ha un record, ovvero quello che tra test, prove, gare, non ha mai provato una vettura con gomme slick. Lui conosce la macchina da corsa solo con le gomme rail, proprio Sì. È stata un'esperienza bellissima. Lo chiamavano Rayman. Intanto Luigi Moccia, ciao Raffa, ciao Luigi, molto presto sarà il nostro Ciao, ospite. Ma Gino. Mario, ti ha fatto insomma una bella presentazione, ha svelato questo aneddoto di cui noi No, non eravamo a conoscenza. però devo dire una cosa, lui, perché è modesto, non ha detto che comunque non era, nonostante insomma lui partiva come ingegnere, era un ingegnere, aveva fatto quella gara solo lì, gara spot, chiamiamola così, se ne è messi dietro parecchi, quindi Ah non sì? l'avrebbe detto perché è modesto, lo dico io. Sì, a parte un paio di giri in più a trottola nelle prove libere, poi ho capito qual era la direzione giusta della pista e piano piano sono andato sempre nella stessa direzione, ho capito che il concetto era quello, però mi Ma sono reso conto che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, cioè è tutto tanto questo dove è facile. successo? A Tutto questo qua. Magione, a Magione. Ah, insomma, una pista un po', dai, probante. Sì, la conoscevo bene, però è stata veramente un'esperienza molto molto formativa, cioè capisci che
che per un pilota giovane alle prime armi tutti i consigli che dai poi sono fondamentali, però non sono così facili da mettere in pista, perché all'inizio la pista va più veloce di te, la macchina va più veloce della tua mente, poi piano piano più giri più riesci a ragionare nel tempo sufficiente a mettere in pari quello che stai facendo. Io ricordo che i primi giri non riuscivo manco a capire dove era la mia tabella, ci ho messo quasi tutto il weekend a capire dove era la mia tabella. All'inizio mi si era appannata la visiera e non vedevo niente, non avevo capito che dovevo aprire la visiera, cioè penso un po' come l'ho messo, questa è la mia esperienza. Però la, in gara 2 ho messo dietro un po' di gente. Io non so se anticipo un tema magari che poi verrà trattato dopo, però il fatto che lui, come magari alcuni suoi colleghi, non tutti, però abbiano avuto delle esperienze di qualunque tipo, cioè un ingegnere che comunque ha fatto qualche gara, o non solo di macchina, io ho anche l'ingegnere che ha corso in moto, ha corso in kart, che comunque c'ha l'idea della velocità, non c'è soltanto la tecnica che impari sui libri, cioè secondo me non ti dico che è una marcia in più, perché non vorrei mettermi contro altre persone che magari quali lavori, però il rapporto, proprio perché di questo poi si parlerà, tra pilota e ingegnere in parte è facilitato nelle relazioni, nel comunicare, proprio dal fatto che l'ingegnere non c'ha solo la conoscenza tecnica, ma ha messo il sedere sulla macchina da corsa o comunque sul mezzo da gara. Il buon Tonino Esposito, a cui ovviamente siamo tutti straordinariamente legati, e Mario, digli che con la tua prestazione alla fine mi facesti litigare con Glorioso non rispettando ciò che ti avevo detto di fare. Hai quasi tolto, si aprono cassetti pericolosi, signori. È perché praticamente Tonino, eravamo lì nel camion con Glorioso e il figlio che correva già da diversi mesi in macchina, e il padre, io nelle prove libere ero stato un disastro, ma avevo fatto 3 giri e mi ero girato 6 volte sotto l'acqua, non capivo niente, la visiera si appannava. A un certo punto il figlio gli fa: guarda che se vai dietro a Mario torna a piedi a Torino da Magione. Secondo me sta ancora passeggiando perché l'ho doppiato. Così è andato. Ragazzi, stasera creiamo incidenti diplomatici a finire mai. Franco Molinaro, buonasera a tutti. Che macchina era? Una Radical, immagino. No, era una Formula Gloria. Era l'anno della Formula Azzurra. Formula, e della Formula Gloria, che veniva denominata dal 2005 Formula Azzurra Trofeo Michele Alboreto. Sì, ce lo ricordiamo. Stato uno. Bene, prima di andare al nostro menu tecnico tanto corposo che voi svilupperete da professionisti quali siete, Scuola Federale ACI è una fucina di talenti, è veramente l'epicentro della passione e anche della, come si può dire, del perfezionamento di tanti piloti che vogliono affacciarsi al mondo del motorsport. Insomma, voi sancite le prime coordinate di tanti driver in erba e non solo. Sì, effettivamente è una scuola che è attiva dal 1982, che è stata gestita per tantissimi anni da quello che considero, diciamo, dal punto di vista sportivo un po' il mio papà, perché io sono stato aiutato tantissimo e devo tutto a mio padre, però è anche Cristiano Del Balzo, che è stato direttore della Scuola Federale fino al 2012, è un po' quello che mi ha aiutato tantissimo, non soltanto nel mondo delle corse ma anche fuori. E una fucina di talenti, è una scuola che comunque mi ha permesso, io sono istruttore della scuola dal 1999, di conoscere la stragrande maggioranza dei piloti, anche alcuni che sono adesso in Formula 1, ad esempio Giovinazzi, e tutti in italiano, per parlare di un italiano. Quindi è un passo obbligatorio prima di tutto, senza ombra di dubbio, perché logicamente per prendere la licenza devi passare da noi. Però comunque è anche una scuola di specializzazione che finora ha avuto la possibilità di crescere tantissimi piloti, e da noi fino a un po' di tempo fa passavano anche piloti stranieri. Quindi ci abbiamo, proprio l'altro giorno sistemavo il database della scuola, ci sono 4.800 allievi tra i vari settori, perché non abbiamo soltanto quello velocità, abbiamo anche il settore, certo, quindi il kart. Certo. E a me proprio avere contatto con i piloti giovani piace tantissimo, e soprattutto posso dirti che ci sono aneddoti per tanti piloti, proprio perché li ho visti quasi tutti in 21-22 anni che sto lì. Beh, il buon Mario, insomma, avendo cementato ormai un'esperienza importante, ci potrà anche parlare proprio del diverso approccio che c'è fra un pilota in erba e un pilota professionista, con cui evidentemente si può segnare il perimetro del lavoro in un modo diverso, sulla scorta di quanto il pilota abbia già fatto. Con il supporto tecnico, con la regia di Pietro Vizzeri,
andiamo a cominciare il percorso della puntata di oggi. Quindi andiamo a sviluppare, a vedere la metodologia di lavoro dal punto di vista dell'ingegnere e del pilota. So che Mario, insomma, ci ha dato tanti contributi video che adesso il nostro Pietro sicuramente proporrà durante la live. Quindi ingegnere e pilota, l'interazione. Ragazzi, un lavoro prezioso. Partendo dai giovani talenti, sicuramente dobbiamo partire dalle macchine con cui appunto loro si cimentano. Diciamo, io prima di entrare in Prema ho avuto la fortuna di lavorare con altri team piccolini, e lì ho conosciuto Gianmaria e ho iniziato con le prime formule. Allora si parlava della formula Abarth, che era la cucina per i nuovi talenti. Là ho avuto la fortuna di lavorare già con i primi piloti del Ferrari Driver Academy. E diciamo in quell'ambito ho iniziato a buttare giù le basi, non solo dal punto di vista appunto della tecnica pura, il setup, le pressioni, la gestione della qualifica della gara, ma soprattutto cercare di capire come gestire il pilota, perché quando sei di fronte a un ragazzino che ha 14 o 15 anni, che si affaccia per la prima volta ai circuiti italiani, non puoi essere pura tecnica, non puoi essere soltanto grafici, non puoi essere soltanto numeri, ma devi cercare di trovare un modo per farti capire, perché io mi immaginavo me stesso a 14 anni, a 15 anni, messo davanti a un grafico di telemetria, avrei fatto molta fatica a capire se devo schiacciare di più, di meno il freno, dove lo devo schiacciare, dove devo girare, dove non devo girare. E quindi, diciamo, tra i metodi di lavoro che ho iniziato a sviluppare, soprattutto per i ragazzini che hanno bisogno di immagini che possono venirgli in mente mentre fanno il giro alla velocità giusta, ho iniziato a sviluppare l'analisi video, che secondo me abbiamo delle immagini che insomma, è fondamentale per dare per fare una sgrossata di quelli che sono i piloti di 15 anni che hanno bisogno di capire dove mettere le ruote, in che modo girare il volante, come approcciare la curva, che significa un punto di staccata, che significa prendere un riferimento. L'analisi video di per sé, anche se sembra semplice, ma di dare accesso a tanti sensori contemporaneamente in un modo molto più intuitivo, perché tu il volante lo vedi, il freno lo senti nell'audio, l'acceleratore lo senti nell'audio e guardi e soprattutto è modo di capire come il pilota sfrutta o non sfrutta la pista, se è lui a guidare la macchina o se è la macchina che lo porta a spasso fondamentalmente in pista. Sì, perché poi ci sono dei parametri che sono anche l'angolo di sterzo, un grado, due gradi possono variare sensibilmente il comportamento dinamico della vettura, insomma come si accelera. Sì, non è solo proprio il numero fisico, uno o due gradi in più, che magari dipende un po' da parte delle cinematiche, dal setup, ma anche la velocità con cui giri il volante, la velocità con cui vai sull'acceleratore, dove vai sull'acceleratore, in che modo ci vai. C'è tutta una serie di cose che devi poi abituare fin da giovane, diciamo, con le categorie, quelle che perdonano un po' di più, a ragionare, diciamo, come diceva Mario, in questo ordine di grandezze, perché poi lo vedremo magari poi successivamente, però quando vai avanti di categorie, quindi guidi delle vetture più prestazionali con più carica aerodinamico, diventa ancora più difficile. Quindi diciamo che il lavoro che ha fatto lui, adesso lui si occupa anche di altre categorie, di quelle più importanti, però io credo che il ruolo di un ingegnere che si cimenta per la prima volta, che si mette a lavorare per la prima volta con un pilota di 14-15 anni è veramente un ruolo difficile, è un lavoro molto difficile, perché non solo devi svolgere il tuo lavoro dal punto di vista tecnico, ma devi anche saper scindere quelle che sono le problematiche che derivano dallo stile di guida da quelle che sono le problematiche che derivano poi dalla velocità. Qui dovremmo essere a Imola, se male non ho capito, se non vedo male, il nostro onboard da Imola, quindi una pista particolarmente probante, ovviamente poi ogni circuito ha le sue complessità. Intanto saluti Alessio Canonico, direttore tecnico team principal del nuovo team HC Racing, due figure importantissime per la formazione dei giovani piloti. Buonasera Salvatore Trapasso, saluti ad Armando Gianmaria da Franco Molinaro. Dicevamo, l'errore più frequente che riscontrate nei ragazzi che vanno ad approcciarsi ad una monoposto, ad una macchina che comincia ad essere più complessa dal punto di vista aerodinamico del comportamento? Guarda, nonostante la maggior parte dei piloti che vengono in Prema, comunque che ho conosciuto, avessero comunque grosse esperienze
nei kart. Nonostante ciò, io vedo che i piloti hanno poca confidenza con la posizione in pista, cioè nel senso loro sono convinti di essere in un punto, poi guardi i dati o di sfruttare la pista al 100%, magari guardi il video e ti rendi conto che sfruttano la pista al 50%, al 60%, al 70%, e questo è, ti dà l'idea che loro non hanno ancora il senso fisico. La percezione. Esatto. La percezione. Questo è uno dei... Venendo dal kart, soprattutto il pilota giovane, nel kart c'hai un angolo, cioè un tipo di posizione di guida che è diversa, non c'è gli ingombri della monoposto, quindi effettivamente quello che succede e capita soprattutto quando vengono i ragazzi da noi alla scuola federale è proprio questa, che non hanno la percezione di dove si trovano e molto spesso sfruttano proprio una porzione di pista che non è quella totale, diciamo. Comunque questo porta diciamo a delle problematiche non soltanto di prestazione ma anche di sicurezza, e quindi quello che dice Mario è sensatissimo. Beh, evidentemente partendo da queste prime coordinate, un ruolo importante, Mario, lo occupa certamente anche il setup della meccanica, perché bisogna anche compenetrarsi con quelle che sono le caratteristiche del mezzo, e penso che una buona base tecnica, voglio dire, possa facilitare il compito all'ingegnere, insomma, me lo direte voi. Soprattutto quando hai a che fare con giovani piloti, hai a che fare con macchine con poco carico aerodinamico, quindi la maggior parte della gestione del setup è affidata alla meccanica. E immagino nel Formula Abarth, ma poi come dopo è stato anche nel Formula 4, che aveva ancora meno aerodinamica del Formula Abarth, e quindi il 99% del setup gira intorno a quello che è la meccanica della macchina. Io sono sempre dell'idea che bisogna fare le cose semplici, io sono uno di quegli ingegneri che cerca di fare le cose più semplici possibili, perché se tu hai ben individuato il problema e dai una risposta diretta al problema con qualcosa che sia efficiente, avrai sicuramente un beneficio. Quindi io ho sempre cercato di perdere un minuto in più nel cercare di capire qual è il reale problema della vettura, per poi cercare di mettere in atto una risposta che sia semplice. Cioè, faccio un esempio, per me la macchina è e principalmente sono gli angoli caratteristici, camber, caster, queste cose qui, ma poi alla fine la gestione, quello che tu devi cercare di dare al pilota è una macchina con un buon bilanciamento, perché quello che guida il pilota non è tanto la performance pura della macchina, ma quello che sente il pilota è il bilanciamento della vettura, perché se un pilota non è capace di guidare, non trova la macchina bilanciata secondo il suo stile di guida, secondo quello che è, diciamo, l'optimum della vettura, magari sfrutta il potenziale della macchina al 50%, e quindi a volte è meglio avere una macchina che non ha un potenziale altissimo ma che il pilota è capace di sfruttare al 100%, e quindi il lavoro lo stile di vita del pilota, cioè fondamentalmente mi riallaccio a quello che dice lui, che dice Mario, è giustissimo. Vediamo anche in Formula 1 quando c'è qualcuno magari che ha difficoltà a portare in temperatura le gomme piuttosto che un altro che magari le strapazza, no? Utilizzando un termine, e stavo proprio per rilanciare l'argomento gomme, Raffaele, quindi sei stato proprio ficcante. No, e quindi quello che dice lui, io non ho mai tra virgolette accettato nella mia carriera, quando ti dicono il setup è questo, ti capita a volte, firmi il contratto con un team e ti dicono noi abbiamo questo tipo di setup, ti devi adattare. Per me è vero che il pilota all'inizio deve conoscere la squadra, si deve adattare un po' a quelle che sono le caratteristiche tecniche dei setup che le varie squadre utilizzano, però è pure vero che un po' la macchina, un po', insomma, abbastanza la macchina va adattata a quello che è lo stile di guida del pilota, altrimenti non ci sarebbero le regolazioni, non ci sarebbe la possibilità di muovere. E ricollegandomi a quello che ha detto lui, sono d'accordo sul fatto che bisogna muoversi per piccoli passi, perché uno degli errori che molto spesso fanno tanti suoi colleghi è che per cambiare troppo poi si va in confusione. Quindi soprattutto in categorie, magari non ti dico il Formula 4, ma magari il Formula 3, soprattutto il FIA Formula 3, che magari prevede delle possibilità, delle regolazioni magari maggiori rispetto a quelle di una categoria, diciamo, propedeutica, lì le possibilità di andare in confusione sono tante. E quindi muoversi per piccoli passi sicuramente è la soluzione migliore. Mario, la gestione delle gomme. Quanto è importante l'input dato dall'ingegnere di pista?
Se ne parlava prima con Gianmaria, negli ultimi anni secondo me è cambiata tanto. Adesso la Pirelli è entrata trasversalmente nella maggior parte dei nostri campionati e quindi probabilmente questo sta un po' influenzando tutte le categorie, perché ci ritroviamo fondamentalmente in tutte le categorie quasi sempre con le stesse problematiche. Le prime macchine, mi ricordo la Formula Abarth, viaggiava con le Kumho allora, ed era una macchina che per esempio andava molto bene in longitudinale, quindi frenata in accelerazione, ma la gomma ti consentiva poco in laterale. Adesso la Pirelli ha fatto delle ottime gomme che hanno un buon compromesso in frenata e in accelerazione, ma soprattutto ti permettono di portare tanta velocità in curva. Questo unito al fatto che diciamo che la gestione delle gomme è molto legata al tipo di campionato che fai, perché giustamente se fai una gara sprint, come può essere una gara del Formula 4 o anche una gara del Formula 3 abbastanza breve, ti permette di utilizzare quasi sempre lo stesso setup fondamentalmente tra la gara e la qualifica, tra la gara e la qualifica, perché comunque fai pochi giri. Se poi vai a parlare del Formula 2, la gestione diventa un po' più complessa, perché poi entra in mezzo il degrado e la gestione della gomma diventa un pelino più attenta. Però io al momento, avendo percorso un po' tutti i gradini, non è che mi sono trovato male quando sono passato da una categoria all'altra, cioè non è che ho fatto difficoltà ad adattarmi, perché più o meno la filosofia è la stessa, no? L'unica cosa è devi adattarti al campionato che stai facendo, ma io mi trovo che adesso le gomme si assomigliano molto in tutti i campionati che ho fatto. Sì, questo è vero. A me è capitato, per esempio, la possibilità, la fortuna, il piacere ancora di fare tanti, tanti test anche con il Formula. E, per esempio, parlando del discorso delle gomme, quando ho fatto lo sviluppo della Formula Abarth, parliamo del 2009, quello che diceva Mario, le Kumho, che magari in longitudinale andavano bene, mancava qualcosa come grip laterale, ed erano delle gomme, diciamo, molto, molto difficili da guidare, che rendevano la macchina che, se vogliamo, come ha detto anche lui, dal punto di vista aerodinamico, per regolamento, non per scelta tecnica, ma aveva il biplano sia davanti che dietro, e quindi c'è un carico aerodinamico che, se vogliamo, era superiore a quello del Formula 4, che sempre per regolamento FIA è un po' a livello aerodinamico più bassa, diciamo. Però adesso il Formula 4 tu lo guidi e vedi che non ti accorgi di questa diminuzione del carico aerodinamico, ti accorgi, parlando di gomme, del tanto grip in più che c'hai a livello meccanico, perché proprio la Pirelli ha fatto delle gomme che sono efficienti e che, proprio parlando con Mario qualche giorno fa, dicevamo che questo delle gomme, che sono molto efficienti, e soprattutto il fatto che in tanti autodromi, anche italiani, sono stati riasfaltati con un tipo di asfalto che viene utilizzato anche nelle piste che ospitano le gare del Formula 1, che sono sia Brasile, ma che comunque non hanno abbassato, non hanno aumentato il degrado della gomma, anzi l'hanno abbassato, quindi adesso tu puoi fare dei long run senza che ci sia. Questo fa sì che si tengano dei ritmi in gara molto elevati, che tu spingi e che ti inventi anche a volte delle traiettorie che rendono un po' la vita difficile al pilota, perché il pilota non si adagia a dire si guida in quel modo e io faccio sempre quello, dal primo all'ultimo giro. Ma molto spesso, vuoi perché cala il carico di benzina, vuoi perché ci sono delle condizioni diverse, vuoi perché magari prima di te ha girato una categoria che ha un tipo di mescola diversa, il pilota comunque guida una macchina molto performante, c'è tanto grip e si può inventare delle traiettorie pure diverse da quelle standard, diciamo, da quelle standard. Beh, per quanto attiene appunto i primordi della guida, parliamo di traiettoria, di punto di frenata, di punto di corda, no? Il grado di assimilazione o comunque di conoscenza quando arrivano nella scuola federale o comunque percepita da Mario nella sua esperienza, evidentemente vuole affinare. Qual è stata? Avete incontrato spesso ragazzi che fossero già a un buon punto di affinamento di queste tecniche, oppure insomma pensavano di essere molto veloci, ma in realtà c'era ancora da lavorare? Ma guarda, prima di tutto devo dire che diciamo, la venuta dei talenti alla scuola e quindi l'incontro che noi abbiamo avuto dei talenti è un po' ciclica. Cioè, ci sono stati degli anni in cui c'è stata un'ondata di kartisti
veramente di altissimo livello, degli anni in cui abbiamo faticato addirittura a trovare dei nomi italiani, perché noi facciamo delle attività che sono gratuite, ad invito, in collaborazione con Ferrari Driver Academy, e quindi ci sono stati indubbiamente anche degli anni in cui invece il livello era un po' più basso. Io ti posso dire che quando arriva un kartista, come è capitato per esempio l'ultimo supercorso, proprio quello 2019, abbiamo avuto 4-5 piloti, tutti di altissimo livello, tutti kartisti di altissimo livello, che nel momento in cui li abbiamo messi per la prima volta su una tipologia di macchina, e poi come caratteristica del supercorso federale la cambiamo spesso, cioè cambiamo due o tre tipologie di vetture, anche diverse, che ne so, turismo, prototipi, Formula 4. Rimescolate le carte, sì, insomma, dai. Le carte però si adattano subito bene e vedi che alla fine non ci sono tante problematiche di adattamento dal kart. Ci sono quelle piccole cose di cui parlavamo prima, cioè la posizione in pista, perché magari ti trovi che sei abituato al kart, non hai la carrozzeria, c'è cioè la posizione di guida, diciamo, più che vedi tutto, mentre magari in formula sei un po' più coperto. Però tolto lo scotto iniziale, poi alla fine, secondo me, Noi come scuola, come driver coach, lui come ingegnere che quando fa delle categorie più piccole deve lavorare tanto col pilota perché non è esperto, secondo me quando ti trovi il talento, sì, gli devi insegnare, lo devi aiutare e spiegargli delle cose, però quando c'è il talento naturale gli viene proprio naturale, quindi è molto veloce. Io noto che arrivano un po' più preparati adesso i ragazzi rispetto a tanti anni fa, cioè prima quando tu tiravi fuori un grafico di telemetria dovevi proprio spiegargli che cosa stai facendo vedere, adesso bene o male arrivano dal kart che hanno già visto la telemetria, sanno un pochettino che si trova, ma gli errori di fondo poi restano più o meno gli stessi di prima. Quindi cioè, Mario, il delta questo significa anche che il delta prestazionale fra i kart più evoluti e le monoposto d'accesso è diminuito, perché probabilmente il livello del kart, che economicamente forse è troppo estremo, però ha comportato anche un innalzamento della soglia tecnica di ogni pilota, probabilmente anche questo. Secondo me è più le conoscenze, cioè lui ha avuto idea. Vai pure tu, poi dico la mia. Io penso che li trovo sicuramente più preparati, nel senso che loro hanno già un'idea di che cos'è un grafico di telemetria, hanno già un'idea, hanno già visto la telemetria, come hanno già lavorato con l'analisi video, però comunque trovo, come ha detto Gianmaria, gli errori che si facevano 10 anni fa sono gli stessi errori che fanno adesso, e bene o male ci sono talenti che hanno bisogno di molto meno tempo per arrivare a un certo livello, e ci sono quei ragazzi che invece hanno bisogno di più chilometri, di più tempo per arrivare più vicino, per arrivare quasi al limite della vettura. Da questo punto di vista magari sono più preparati, però secondo me il talento puro è sempre talento puro, fa la differenza adesso come la faceva 10 anni fa. Sì, cioè, ti ripeto, come ho detto prima, se uno è un talento naturale, gli devi spiegare quelle cose che non può sapere, logicamente ha girato sempre con un kart, non ha girato con una formula, con una monoposto. Però detto questo, quelle che sono le cose basilari a livello di sensibilità di guida, anche di adattamento alle vetture, alle varie condizioni, gli viene naturale ed è facile farlo. Tornando al discorso del karting, è vero che su certi aspetti, come ad esempio il fatto che un pilota gli mostri un grafico di telemetria, di analisi dati, sa di che cosa si parla, mentre magari 10 anni fa, 15 anni fa non sapeva nulla, perché nel kart diciamo non c'era l'analisi dati, adesso c'è l'acquisizione dati, non so che canali specifici, però comunque so che i ragazzi smanettano e sono bravi. Però quello che dico è che purtroppo si è arrivati ad un tipo di professionalità che prevede anche questo, cambi 10 motori, 10 telai, sempre gomme nuove, cioè un tipo di lavoro che poi ti può tornare utile fino a un certo punto, ma poi è un imbuto, perché col Formula 4 puoi fare 100 giornate di test, col Formula 3 magari ne fai 60, quando arrivi in Formula 2 sì, ci sono i simulatori, c'è tutto quello che vuoi, anche simulatori professionali, però poi è un imbuto e dall'imbuto poi passano soltanto quelli che sono Mi viene da pensare che probabilmente un contesto drogato da tanta possibilità di approvvigionamento di gomme, di test, poi sia un po', diciamo, condizionante per lo sviluppo del pilota, che magari con meno disponibilità di test o di gomme potrebbe affinare in modo più veloce o più preciso le sue doti, o no? O sto dicendo una sciocchezza, Mario? No, non è una sciocchezza, il problema è che anche il talento, però, se tu non lo metti in condizioni di provare, si crea un gap prestazionale e di esperienza che
comunque sia non ce la fa. No, forse mi sono spiegato male. Cioè, di tutta evidenza che un grande chilometraggio faccia bene a tutti, però voglio dire, disporre sempre di coperture nuove probabilmente va a drogare un po' con la prestazione. Avere talvolta dei parametri, che so, Mario, dimmi tu, delle gomme usate o comunque una condizione tecnica non ottimale, forse riesce a spingere il pilota a dare qualcosa in più. Sto dicendo una sciocchezza, Mario? No, perché a volte noi lo facciamo, diciamo, non dal punto di vista delle gomme, perché cerchiamo, la gomma è molto particolare. La gomma sai che cosa fa nel suo arco di vita, che è quello di un weekend di gare, 150-200 km, fuori quell'arco di vita non è lineare, non sai calcolare che cosa sta succedendo in pista. Però, diciamo, spesso e volentieri io cerco di mettere i piloti non nella situazione ideale sempre, perché fondamentalmente poi dopo, quando arrivano nella qualifica dove tu non hai beccato il 100% del setup, ma sei al 98% del setup, devi saperla fronteggiare. Esatto, devi sapere tirare fuori al meglio di quella cosa lì. Questo lo faccio spesso e volentieri, nel senso di non aiutare il pilota nei test, anzi sono quasi sempre, cerco di essere quasi sempre lontano dall'ottimo, di girarci intorno in modo da mettere il pilota in una condizione di quasi difficoltà. Quando lui si trova nella qualifica e la macchina è più semplice perché magari l'hai portato più al limite col peso, o perché magari sei andato più vicino all'ottimo del setup, lui la guida meglio e tira fuori il 110%. Praticamente deve diventare il problem solver di se stesso e non si deve delegare alla figura dell'ingegnere di pista la sola risoluzione dei problemi, ma anzi l'ingegnere di pista che crea il problema per simulare la risoluzione. A volte però poi, sì, quello più furbo poi mi conosce, inizia a conoscermi dopo un po' di tempo e mi dice: allora Mario, quanto ne ho in tasca? Allora Mario, ce la facciamo? E inizia a essere problematica, perché poi tu non è che sei sempre sicuro che quello che c'è in tasca viene fuori. Al 99% deve venire fuori, però non sempre è così. Allora un saluto a Mario Lisa, un saluto a Mario Venanzio, tutti per te Mario, ma all'inizio erano più i saluti per Raffaele, adesso c'è la curva dei tifosi di Mario, insomma siete in pareggio, in meraviglioso pareggio. Però voi mi insegnate che abbiamo parlato di meccanica, abbiamo parlato di traiettorie, di punti di corda, di tutto quello che attiene a una parte della guida, ma poi c'è l'aerodinamica che qui parliamo di Formula 3 più diffusamente, riveste un ruolo importantissimo. Aerodinamica come è concepita, ma aerodinamica come la sfruttiamo, insomma parliamo di questo lavoro, Mario, che penso sia non meno delicato. Sì, poi sì, passeremo, sì, al punto di vista di Raffaele. Sì, adesso secondo me l'aerodinamica è diventata fondamentale, cioè le macchine da corsa e l'aerodinamica vanno di braccetto. Più hai carico aerodinamico, più vai forte, non c'è niente da fare. E questo non è solo una cosa legata alla pista, come molti miei amici comunque continuano a credere. Fondamentalmente, se hai anche un solo chilo di downforce, è un chilo gratuito che ti permette di tenere la macchina a terra. E vale in tutte le categorie, dallo slalom che io frequento con alcuni amici alla Formula 2. È identico, il concetto è uguale per tutti, perché il downforce spesso è un aiuto gratuito o comunque veramente a basso costo e ti permette di andare più forte. Quando poi, diciamo, inizi ad andare un po' più su con l'aerodinamica, addirittura poi il downforce, l'aerodinamica prende, diventa predominante rispetto al sopravvento, e fai di tutto per mettere la macchina nelle condizioni aerodinamiche migliori, anche se questo deve andare poi a discapito della meccanica pura della macchina, perché le ali e il fondo della vettura hanno bisogno di lavorare in un certo modo e tu cerchi sempre di trovare quell'optimum. Grande esempio è stata la Formula 3 precedente, la FIA Formula 3, quella, diciamo, l'ultima prima della nuova che abbiamo da 2 anni. Quella era una grande espressione di concetto aerodinamico. Lì il carico aerodinamico, giusto per avere un'idea, una macchina a 200 all'ora sviluppava un carico aerodinamico pari al suo peso, 580 kg, quindi a 180-200 all'ora la macchina poteva camminare sotto sopra. Sì, ricordo bene. Ed era abbastanza impressionante. Per quella macchina una volta queste erano prerogativi solo della top class, invece poi anche in quelle formule si andò a avere questo bilancio paritetico, quindi mi ricordo bene questi valori che tu riferisci. Sì. Però evidentemente Mario e Raffaele,
più è il delta temporale e il delta velocistico concesso dall'aerodinamica, che evidentemente forse dopo la gomma è l'aspetto che più ti fa crescere in prestazione pura, più è delicato il ruolo del pilota, perché andare a marginare sempre di più rispetto a una prestazione apicale è difficile, perché gli ultimi decimi sono i più estremi e anche i più complessi da togliere per un pilota, lo so. Tanto più forte va la macchina, tanto più è chiamato in causa poi il valore del pilota. Sì, soprattutto poi quando disponi di una macchina che c'ha tanta aerodinamica, cioè per tutta l'aerodinamica devi portare velocità in curva, devi generare quello schiacciamento di cui parlava Mario, quindi è difficile guidare macchine con l'aerodinamica, perché il grip meccanico magari lo senti, è un grip anche che perdona un po' di più quando fai un errore o quando c'è un tipo di guida magari un po' più irruenta. Quando ti capita di guidare delle vetture, dei Formula o anche dei prototipi o anche adesso delle GT, perché adesso le GT hanno avuto un'evoluzione enorme, io faccio un esempio, una curva come l'Orugia Spa, che con le varie GT prima era difficile, si faceva magari in pieno in qualifica solo un giro, adesso magari delle vetture tipo le GTE ho sentito, parlando con alcuni miei amici che ci corrono, che lo fai in pieno quasi sempre. Con le GT3 pure è diventata una curva, diciamo, che si fa tranquillamente in pieno, e questo è stato dovuto soprattutto un po' agli asfalti, come dicevamo prima, un po' allo sviluppo delle gomme, però soprattutto allo sviluppo aerodinamico delle varie vetture, che, come diceva Mario, è un aiuto gratuito, ma che a livello prestazionale ti dà tantissimo. E però, ripeto, è difficile, perché devi entrare forte in curva, richiede proprio una tecnica di guida, una pulizia, una precisione nella guida non indifferente. Chiedono quale sia la differenza di approccio fra GT e Formula. Per a me rispondere come guida? Sì, tutte e due, rispondere, perché evidentemente sia come guida sia come impostazione tecnica. Riallacciamo da Mario e poi torniamo a Raffaele. Beh, la mia esperienza con i GT è un po' datata, perché comunque ho fatto un po' di GT all'inizio anche con Raffaele, però diciamo l'idea della gara del GT è soprattutto diversa dall'idea della gara del Formula. L'idea della gara del GT non è la prestazione sul giro secco, immagino una 24 ore, la performance sul giro secco ha poca importanza, è molto di più ha l'importanza di una macchina che deve fare 24 ore, di un pilota che deve guidare quella macchina per 24 ore, deve essere una condizione, diciamo, di comfort di guida abbastanza buono per poter mantenere una prestazione abbastanza una buona prestazione per 24 ore. Di più c'è anche da dire che quando affronti il GT e non hai la fortuna di avere solo Gianmaria in macchina, ma Gianmaria è affiancato magari da un gentleman che deve o da due piloti che hanno una guida diversa, fondamentalmente tu devi cercare di trovare un compromesso che permetta a tutti e due di guidare la macchina al top, e spesso si dà prevalenza a quello che ha più difficoltà a guidare la macchina per cercare, perché l'altro si deve adattare, come Gianmaria è la situazione della data. Mentre questa è una cosa che non sapevo ed è molto interessante sentire, sai, perché probabilmente sì, è meglio, diciamo, favorire chi ha meno dote tecnica. Certo, perché io immagino che se a Gianmaria gli do una macchina che è al 99%, lui la guida al 99%, se la do a un gentleman quel 99% mi diventa un secondo e mezzo di distacco, e Gianmaria perde un decimo, l'altro mi perde un secondo e mezzo, portato su una 24 ore fa la differenza fondamentalmente. Invece nella Formula hai la fortuna spesso di lavorare con un solo pilota, quindi costruisci tutto intorno a lui, il setup lo decidi insieme, ma comunque fondamentalmente lo costruisci intorno al suo stile di guida, ed è già abbastanza diverso. Poi sicuramente con la Formula hai più carico aerodinamico, quindi probabilmente ti permette, hai meno peso, più carico aerodinamico, quindi cerchi probabilmente di mantenere la piattaforma più stabile possibile per fare in modo che il carico aerodinamico lavori al meglio. In un GT dove è una massa più grande, spostamenti più grandi, devi cercare un compromesso che cioè le inerzie, più le inerzie sono diverse. Beh, intanto arriva il saluto del tuo omonimo Mario Gargiulo, il nostro pilota in quota radica, slalom, ma non solo. Raffaele. Sì, no, è un mondo completamente diverso, anche se poi c'è da dire che il passaggio poi di tanti giovani che non arrivano in Formula 1 dalle forme, dalle ruote scoperte a quello coperto è molto propedeutico, quindi il Formula ti aiuta, è come quando uno dice ho saltato il kart e passo in Formula, è difficile, cioè sono tutti passaggi. Per andare forte, secondo me, nel GT devi andare forte, devi aver guidato delle macchine Formula, proprio perché hanno delle caratteristiche tecniche che ti insegnano proprio a guidare. E io volevo fare l'esempio per capire quanto sono
nonostante, ripeto, sia propedeutico il Formula GT, ma sono macchine diametralmente opposte. Se tu prendi una pista come Vallelunga, per dire, prendi una GT, una GT3 attuale, e prendi un Formula 4, neanche un Formula 3, tempo sul giro più o meno è lo stesso. Nonostante, devi considerare che una GT pesa 1300 kg e ha sui 500 cavalli, un Formula 4 pesa 550, mi sembra, 580, e ha 160 cavalli. Quindi sono macchine completamente diverse che fanno lo stesso tempo sul giro, proprio perché hanno delle caratteristiche tecniche che una va più forte in curva, l'altra va più forte sul rettilineo, però impongono, proprio perché sono diverse, degli stili di guida completamente diversi. Quindi è difficile adattarsi. A me, che ho la fortuna di passare spesso da una macchina all'altra, devi proprio resettare il cervello, perché il punto di frenata è diverso, il modo in cui acceleri è diverso, la frenata come pressione proprio sul pedale del freno è diverso, quindi cambia il mondo. Però ripeto, vai forte in formula, con GT c'hai una marcia in più. E un altro componente che riveste un ruolo molto importante è senz'altro il differenziale, e c'è un grande lavoro attorno al differenziale. Parliamo di settaggi, parliamo appunto di affinamento del suo utilizzo. Mario, questo strano mostro del differenziale, un'incognita che abbiamo in macchina. Sì, diciamo che nel Formula 4 è una macchina, il differenziale è quello strumento che ti permette di gestire la differenza di velocità tra le ruote posteriori. E il Formula 4 ha il differenziale libero, cioè le ruote sono indipendenti, e libero significa che praticamente la macchina scarica la potenza, scarica la coppia, il motore scarica la coppia sulla ruota in funzione della velocità della ruota. Quindi la ruota che gira di più purtroppo assorbe più coppia, e quando la macchina ha il differenziale libero, se una ruota inizia a pattinare, diciamo, per mancanza di grip, tira via tutta la coppia del motore e la macchina resta ferma. Quando vai su di categoria hai la possibilità di gestire diversi differenziali e quindi di poter ottimizzare anche quello anche quello che sono i parametri per permettono di gestire questo strumento. Diciamo, da che problema grosso di questo strumento è che ti dà una grande aiuto in fase di trazione, di accelerazione. Però soprattutto, secondo me, nei Formula è utilizzato soprattutto per gestire la parte di frenata e di centro curva, perché il differenziale ti permette di avere un posteriore più stabile, e, tenendo le ruote sempre alla stessa velocità, e di avere una macchina magari che ha una capacità di frenare dopo rispetto alle altre. Il contro di un differenziale troppo bloccato è che ti porta ad avere le ruote alla stessa velocità a centro curva, e quindi la macchina che ti spinge e ti crea del sottosterzo. Quindi sei sempre lì a cercare di trovare, di spingere al massimo il differenziale, fino a quando non trovi il limite, che però poi... Quindi è un componente con un grandissimo riverbero dinamico, il differenziale. Sì, indubbiamente sì. E c'è tanto lavoro di fino da fare sul differenziale, ma soprattutto da quello perché, che... Mario, dico male se dico che insieme alle gomme è l'unico componente che può intervenire su entrambi gli assi della vettura in senso dinamico? Sì, probabilmente sì. Sicuramente sia completamente che trasversale. Ti cambia completamente il bilancio della vettura. Diciamo che poi fai il setup in funzione di come hai fatto il differenziale, spesso e volentieri. Una volta che hai deciso la tua base differenziale, il setup deve cercare poi di andare a correggere i problemi che il differenziale ti ha creato, fondamentalmente. Quindi praticamente è l'epicentro attorno a cui poi si sviluppa il resto del lavoro. Almeno per come, diciamo, lo utilizzo io, sì, cerco, una volta che ho deciso il differenziale per una certa pista, di creare setup intorno a quel differenziale, perché poi cambiare semplicemente il differenziale non sempre è facilmente ribilanciabile con altri componenti meccanici. Un po' il cuore stiamo scoprendo delle sfumature, degli aspetti veramente interessanti, perché tutti gli appassionati pensano di sapere tutto delle corse, ma c'è un dietro le quinte, dietro alla prestazione di ognuno, che poi va a giustificare anche la sussistenza e l'esistenza di organi come la Scuola Federale e il sempre crescente numero di ingegneri di pista, che è correlato al sempre crescente livello delle vetture, siano esse GT o monoposto. Abbiamo parlato anche di differenziale, però torniamo a quello che è un discorso che abbiamo affrontato prima.
ci sono evidentemente dei concetti base dell'aerodinamica e c'è anche un lavoro di simulazione di correlazione e di differenza fra piste ad alto e basso carico. Raffaele. Spesso quello che è proprio quello che dicevi tu, la correlazione è quello che viene a mancare tante volte vedi proprio anche dei team di Formula 1 che fanno tantissime a galleria del vento sempre aperte giorno notte, ora non so se le hanno regolamentate, però per arrivare ad avere dei dati, e poi questi dati molto spesso in pista non corrispondono. Io per esempio come esperienza personale posso dire, proprio per far capire quanto ci abbiamo avuto a volte dei problemi tra dati che magari vedevi in galleria o nelle varie simulazioni che c'erano, e poi quando metti la macchina in pista, all'inizio, quando abbiamo fatto lo sviluppo del prototipo della Tatus, la Tatus CN2, con la quale abbiamo debuttato nel campionato italiano prototipi, e questa qui era una macchina che poi l'hanno modificata e alla fine è andata molto bene, però all'inizio aveva un carico aerodinamico pazzesco con tanto drag, sul rettilineo perdevamo tantissimo, e quindi era una macchina che quando l'abbiamo messa in pista al Mugello la macchina facevi quasi tutto in pieno, perché comunque aveva un carico pazzesco, era anche difficile da guidare, perché comunque come dicevo prima dovevi, per andare forte, creare questo schiacciamento, essere per forza veloce in curva, altrimenti non era efficiente, però poi quando ti ritrovavi sul rettilineo non andavi avanti, e questo è stato un errore proprio di poca correlazione tra i dati. Quindi secondo me, Mario magari potrà essere più preciso sull'argomento, ma secondo me la progettazione, tutti i lavori di sviluppo e di studio dal punto di vista aerodinamico sono fondamentali, però poi, e ci sono tanti anche altri esempi che magari non voglio citare per non parlare male di esempi che non sono andati, di progetti che non sono andati a buon fine, proprio errori di calcoli proprio dal punto di vista aerodinamico. Beh, allora Mario, allora sì. Il dato, cioè la variabile fissa, il paradigma delle corse è che la migliore prestazione è sempre il prodotto, insomma, della resistenza all'avanzamento con evidentemente la downforce generata. Diciamo che i due assi cartesiani, esatto, da cui poi si irradiano tutti i discorsi sono questi, correggimi se sbaglio. È un po' come nel mio campo la connessione pilastre trave: se la connessione è fatta bene lo stabile tiene, se è fatta male avremo dei piani che integri cadono uno sull'altro. Detto questo, vai a sostanziarci un po' il lavoro aerodinamico in senso stretto. Cosa, ecco, sviluppi in correlazione col pilota, quindi costing, overlap, guida di una vettura ad alto carico. Vai a darci un po' di coordinate più specifiche. Vabbè, in questi giorni di lockdown non è che non stiamo facendo niente. Purtroppo siamo costretti a stare a casa e non ti dico quante ore sto spendendo sull'analisi aerodinamica dei dati che abbiamo avuto nell'unico test che abbiamo fatto con il Formula 2. Sto spendendo ore e ore sulla simulazione, e purtroppo, come hai detto tu, la pendenza dell'efficienza della curva tra drag e downforce è molto molto sensibile a qualsiasi dettaglio che vado a inserire. Una volta mi ritrovo che devo andare in una direzione, poi magari cambio un parametro e mi ritrovo che devo andare esattamente nella direzione opposta, perché siamo veramente sul filo. Sul filo. E, diciamo, da questo punto di vista il pilota c'entra poco, perché purtroppo una volta che tu hai analizzato i dati e hai tirato fuori il meglio dai tuoi dati, o comunque sei convinto della scelta dei valori da mettere nel tuo simulatore, il simulatore ti dà il tuo optimum, e quello lo devi prendere un po' come la Bibbia, cioè ci devi credere, un po' perché è frutto di mesi e mesi di lavoro, un po' perché è l'unica informazione che tu hai. E quindi bisogna avere fede, bisogna avere esattamente fede, anche queste cose. Esattamente. E tante volte in questo ci metti anche un po' di esperienza personale, perché giustamente certe cose, sai, sono sempre andate in una direzione, oppure se sei stato fortunato sono sempre andate in una direzione, metti anche nei dati che dai al simulatore, in passo al simulatore, un po' di esperienza personale oltre ai dati che ti vengono dalle analisi fatte in pista, e lì il pilota si deve fidare, perché non c'è niente da fare, cioè tu hai fatto una scelta che per tutti e due
e io faccio la scelta fuori dalla macchina, lui può fare le scelte in macchina, ma lì nasce il concetto di squadra tra ingegnere e pilota. Ti devi fidare delle scelte di fatto io. Concetto di squadra che rimbalza il nostro Roberto Tanca, chiede appunto: Raffaele come pilota e Mario come tecnico, vi chiedo quanto sia importante avere feeling fra pilota e squadra. E Lino di Somma, lezioni di tecnica ad altissimo livello stasera, un caro saluto a tutti. Allora, parlateci di quanto sia importante il feeling. Fondamentale, fondamentale. Io credo che la prima cosa è la fiducia. Io non posso lavorare con un pilota che pensa che Mario Gargiulo non è capace. Un pilota non deve lavorare con un ingegnere se pensa che non è capace nel suo lavoro. E dall'altra certo. parte, io se penso che il pilota sta sbagliando, non me lo devo tenere per me soltanto perché il pilota è un cliente, tra virgolette, del team. Io devo essere fermo e duro a dire così si fa così e prendermi le mie responsabilità. Soltanto nel momento in cui tu conquisti la fiducia del pilota, fai un passo avanti, perché lui sa che stai facendo il meglio per te stesso. Alla fine si entra in macchina tutte e due con un unico obiettivo: portare la macchina più avanti possibile. Sì, c'è una comunanza di intenti alla fine. Raffaele. Esattamente. Secondo me nello sport che facciamo noi, come nella vita in generale, però soprattutto nell'automobilismo, che c'è anche una piccola, diciamo, componente di rischio, devi andare in pista motivato. Quindi devi stare a un rapporto di fiducia con l'ingegnere che riguarda il lato prestazione, no? E quindi io sapere, per esempio, conosco Mario, e non è perché sta qui davanti, però ci conosciamo da una vita. Se io potessi lavorare con lui diciamo con un'altra rosa di ingegneri, perché nella mia lunga carriera comunque gli ingegneri con i quali mi sono trovato bene non è che sono tantissimi. Mario è stato uno di questi. Sapere che in cuffia ho Mario e quindi posso condividere con lui quelle che sono le problematiche della vettura, sicuramente incide sulla prestazione, indubbiamente. Però poi ripeto, questo è il lato prestazione, e devi avere fiducia anche nei meccanici che ti stringono le ruote, che ti montano il motore. Quindi è tutto un rapporto di fiducia e di squadra, lato prestazione, lato proprio garanzia che tutto vada bene, che se non c'è non puoi andare forte. Soprattutto poi il pilota, che diciamo nell'ambito di questo sport è un po' l'attore, il protagonista, perché tira fuori lui poi la prestazione quando sali in macchina. Se non c'è quell'alchimia giusta, quel rapporto forte all'interno della squadra, ti manca magari quel decimo, due decimi, perché stai pensando: ah, l'ingegnere non mi ha capito, ah, il meccanico non ha lavorato bene, e il risultato non viene fuori. Beh, assolutamente sì, immagino che siano aspetti decisivi nell'ottica di un lavoro comune. Contesto aerodinamico in generale, fra alto carico e basso carico c'è una maggiore o minore difficoltà, a parte la contingenza della pista o della situazione meteo, che appunto impone poi alto o basso carico? È più difficile o meno difficile? Faccio una domanda proprio alla portata di tutti: guidare una vettura con più o meno ala? Voglio proprio una risposta semplice. Guarda, parto io dal punto di vista guida, poi lui va più dal punto di vista tecnico. Cioè, un esempio potrebbe essere, poi non so se Mario è d'accordo, però potrebbe essere guidare qualunque tipo di vettura, dal Formula GT a Monza. Monza ci sono quattro curve, però ci sono dei lunghi rettilinei, quindi lì quella è una pista da basso carico. Onestamente è difficile guidare, nonostante ci sono per fortuna solo quattro curve, però è difficile guidare in una pista del genere. Proprio qualche giorno fa parlavamo con Mario di quelle che era un circuito cittadino, come ad esempio Macao, dove c'hai dei lunghi rettilinei prima di arrivare. Dovremmo avere delle immagini di Macao pure. Ah, sì, ok. Dice Raffaele. Però c'è il tratto della città, quando entri dentro, dove comunque sia tu devi trovare un giusto compromesso. Però ripeto, viaggi a basso carico e ti affidi soltanto alle performance meccaniche della vettura, non è facile. Indubbiamente è difficile guidare la macchina col carico, però quando ce l'hai guidi un po' più con meno stress, diciamo così. Io noto pure la problematica grossa è, secondo me, quando un pilota si trova all'interno dello stesso abitacolo, la stessa macchina, ma tu per questioni di pista, per questioni di tracciato, sei costretto a togliergli il carico, lui fa molta difficoltà ad abituarsi e pensa che la macchina abbia dei problemi. Cioè, la prima volta che porti un pilota con una macchina ad alto carico a Monza, ti dice che la macchina ha dei problemi in frenata. La macchina non frena, semplicemente perché gli hai tolto le ali, e gliel'hai anche detto prima di entrare in macchina: guarda, avrai una macchina diversa, non pensare di fare quello che fai di solito. Ma lui arriva alla staccata e dice: oh, ci sono dei problemi, la macchina non frena. È quasi sempre così.
perché secondo me ti vedi sempre, questo è un punto di vista pilota, ma ti vedi sempre nello stesso ambiente, sei abituato a fare certe cose, gli hai cambiato la macchina, mi penso che è un problema. È vero che sono piste, cioè non è che ti cambia la vita, perché se tu vai su una pista ad alto carico e levi, diciamo, vai, che ne so, vai a Binetto, cioè, vai con assetto da Monza, non è che la macchina è proprio inguidabile, però indubbiamente c'hai tantissime difficoltà e quindi ti ripeto, a me mi è capitato per esempio quando siamo andati su piste, la prima volta che sono andato alle Manne, se mi ricordo col male. Vediamo delle immagini bellissime, sì. Appunto, che più di ogni altra considerazione rimbalzano le grandi complessità di Macao, che poi Mario ci racconterà, sì, anche dal suo punto di vista. No, ti dicevo, quando mi è capitato di andare alle Manne con 458 GT2, lì si va con l'ala, addirittura mi ricordo andavamo meno 4, meno 5, e quando poi arrivi su curve impegnative, è vero che arrivi giù quasi a 300, però fai veramente tanta fatica in curva. E un toboga, quello di Macao, Mario, com'è lavorare in una pista veramente accanto alla quale anche Monte Carlo sembra una freeway californiana per certi versi? Macao ha un fascino pazzesco. Macao è la gara per eccellenza del Formula 3 e lì ti giochi tanto, devo dire, dal punto di vista del setup, ma purtroppo Macao è la pista del pilota, perché non c'è niente da fare. Puoi andare a Macao anche con la macchina migliore, lì ci vuole il pilota che veramente fa la differenza, e avere la possibilità di presentarti a Macao con un pilota che ti mette nelle prime posizioni, secondo me come ingegnere è una delle soddisfazioni più grandi. È corretto dire che sia la pista più formativa in assoluto, almeno in quelle categorie? Più rivelatrice. Sì, probabilmente sì. Macao, quello che c'è di Macao è che tu non puoi testare, quindi arrivi lì, ti presenti, a parte quel numero ristretto di piloti che hanno la fortuna di farlo per più anni e quindi hanno acquisito un po' di esperienze negli anni, sei solo tu e la macchina, cioè non c'è niente da fare, l'ingegnere non può fare niente, non puoi girarla, non puoi provarla. È come se si tornasse indietro nel tempo a Macao. Sì, devi avere un feeling con la vettura, con la pista, cioè secondo me c'è stato... guarda, ti posso dire una cosa, io mi ricordo nel 2001, quando l'ho fatta io, che questo per dimostrare che quando c'è il feeling pilota-macchina, a volte pure la poca conoscenza del tracciato influisce di meno. La pole position la fece proprio un pilota della Prema nel 2001, che era Bjørn Wirdheim, che era la prima volta che andava a Macao. Quindi questo per dirti, è vero che l'esperienza aiuta, tant'è vero che la regola principale per Macao, come per tutti i cittadini, è non fare errori nelle prove libere. Tu devi girare dal primo giro delle prove libere fino alla bandiera scacchi in gara. Però è pur vero che quando hai costruito durante l'anno un equilibrio, un feeling, quello che dicevamo prima, rapporto incredibile con l'ingegnere, con la squadra, con i meccanici, con la macchina, te la sei cucita addosso, anche se hai poca esperienza su quel tracciato, riesci a fare comunque la differenza. Intanto arrivano i complimenti da parte di Lucio Perugini, 4 volte campione italiano velocità a montagna, nostro amico Emanuele Rinchiuso, per certi aspetti Macao è forse più bella di Monaco. Francesco Chiarelli, buonasera, analisi molto interessanti ed esposte con chiarezza, complimenti a tutti voi, grazie, siamo contenti, insomma. C'è anche da dire di Macao è che spesso hai anche gomme diverse, cioè tu ti presenti a Macao senza sapere che gomma hai, quindi è eccitante. La fiera delle incognite, praticamente. Esatto, eccitante anche dal punto di vista dell'ingegnere, che non sa che cosa aspettarsi, insieme al pilota, giro dopo giro, sperando che lui resti tra le mura, lontano dalle mura, costruisci la prestazione, ti inventi qualcosa. Vedi, però il discorso prima hanno parlato di Monte Carlo, cioè per me Monte Carlo, poi magari Mario dimmi tu le differenze a livello di carica aerodinamica, però Monte Carlo sì, non la trovo difficile come Macao, cioè per me Macao è stato un impatto incredibile quando l'ho fatta e non ho incontrato le stesse difficoltà che ho incontrato quando sono andato a Monte Carlo, perché il rettilineo di Monte Carlo non è poi un rettilineo da 2 chilometri come quello di Macao, puoi magari aiutarti col discorso del carico. Macao è veramente una pista incredibile. Ma Macao nell'immaginario collettivo è la pista pure degli incidenti, perché ci ricordiamo temporamenti di 1 minuto e mezzo in cui sembrava finissero e poi arrivava sempre qualcuno là dietro a piallare, e anche c'è anche questo aspetto, voglio dire, di Macao, che insomma è folcloristico, ovviamente il più delle volte fortunatamente si risolvono senza grandi danni. Differenza fra Monte Carlo e Macao, visto che Raffaele ha rilanciato adesso. Beh,
Monte Carlo è una pista con pochissimi rettilini, quindi vai lì massimo carico disponibile. Però c'è la curva più veloce e più lenta del mondiale, attenzione, pur in virtù del fatto che sia con pochi rettilini. Pezzo, c'è il curvone del tunnel e poi c'è il ferro. Beh, però quello è un rettilineo. Esatto, è un rettilineo, fondamentalmente. Vabbè, poi non è che hai altri rettilini, cioè è facile, la scelta del setup lì è massimo carico aerodinamico. Invece Macao fa la differenza anche con un chilometro all'ora nel dritto, cioè devi trovare veramente il bilancio ottimale. E negli anni, e poi ogni volta che vai lì vedi le filosofie diverse degli ingegneri, perché ci sono quelli che pensano che dai più velocità al pilota, lui nel dritto recupera quello che perde in montagna, e l'altro che pensa dice, certo, sì, ma se ti sto davanti in montagna ti do due secondi. Però io, da quello che mi ricordo, l'ho fatta ai tempi del Formula 3, secondo me è più difficile Po che Monte Carlo. Cioè, secondo me, nell'ordine di grandezza, per me Po, quando arrivi lì alla curva, così è Maresciallo Foch, mi sembra che si chiama, cioè che arrivi su che il contratto, cioè lì è veramente tosta. Invece Monte Carlo non era, non dico che è facile, perché è un cittadino e quindi non è che c'hai tanta possibilità di errore perché c'è il muro vicino. Però se guardiamo all'albodoro di Monte Carlo, sicuramente facile non è, perché insomma chi vince lì è di solito ad altissimi livelli. Facciamo una piccola istantanea, risposta secca, classifica di difficoltà. Macao, Monte Carlo, Ungheria, Hungaroring, che sono tre piste che sono tutte e tre ad alto carico. Io direi Macao, come l'hai detto, Macao, Monte Carlo, Ungheria. E vabbè, Ungheria secondo me è una pista pure quella ad alto carico, però ritorniamo al concetto che i primi due sono dei cittadini, quell'altro è una pista, è un permanente, un autodromo dove soprattutto con le modifiche che hanno fatto negli ultimi anni, track limit a go-go, e onestamente fai tutto a cannone. Hanno un po' semplificato la vita. Sì. E allora, Macao, i cittadini sono un po' come il bagnato, ci sono dei piloti che magari non sono dei grandissimi talenti nei circuiti, ma sui cittadini vanno, diventano un punto di riferimento. Cioè, oh, guarda, secondo me il cittadino, nonostante io tanta stima e c'ho anche delle persone che vanno forte lì, cioè come quando parli del Nordschleife, no? del vecchio Nürburgring, cioè dell'inferno verde, cioè lì parli di, è vero che chi va forte alla fine ti potrei fare tanti nomi, vanno forti in pista e vanno forte anche in quella di pista, però ci sono anche al contrario, insomma, dei nomi che vanno, degli specialisti di quella pista che poi li metti in altri tracciati più diciamo dove si gira più spesso, cioè veri e propri autodromi, e magari non vanno forte come vanno al Nordschleife. Quindi, cioè, secondo me sono quelle tipologie di piste che richiedono un tipo di specializzazione. Come a volte nelle gare in salita, cioè io ti dico, io ho tanta stima, ma magari ci sono stati dei piloti di salita che in pista non sono andati forte, mentre poi ci sono quelli che si adattano a più. Però Chico Maione, un altro pilota, una serata da ricordare, tanti complimenti a tutti. Ciao Chico. Prima di tu hai accennato appunto alla strada, il nostro Mario ha previsto anche questo motivo di interesse, insomma, che è uno scalettaro super fast, perché in 44 secondi ha preparato una scaletta che davvero ce ne sarebbe stata abbastanza per fare una stagione di dirette. Grande Mario. E la pista più bella su cui tu, Raffaele, hai guidato e tu, Mario, invece hai lavorato e interagito con il pilota? Beh, io Macao, comunque mi fermo lì, penso che sia Macao una delle piste più belle, e ho dei bellissimi ricordi dal punto di vista non tanto come ingegnere, ma come di spettatore di una gara di Sebring, quando abbiamo fatto la Florida Winter Series e correva allora gli esordi Verstappen, pure sono rimasto impressionato dalla pista e dall'evento in generale. Sebring, dici? Cioè, sì. Tu Spa, Franco, Champs? No. Guarda, cioè, indubbiamente se dico Spa dicono vabbè, è normale, lo dicono tutti, effettivamente è bellissimo. A me piacciono anche tanto le piste spagnole, per esempio mi piace molto Portimao, che è una pista dove mi piace molto, ci ho corso poco perché poi alla fine non hanno organizzato più tantissime gare lì, però non conosco le piste asiatiche, mi dicono siano belle, o a parte quelle inglesi che sono altrettanto Suzuka, belle. Suzuka, Raffaele, dico, manca. Per me non c'è proprio una pista in particolare, ce ne sono tante che mi dà gusto
andarci a girare, capito? Ragazzi, da appassionato e per averci guidato però a 23 all'ora con una macchinetta da golf, vi posso assicurare che dal punto di vista tecnico Suzuka è pazzesca, meravigliosa. C'è quella serie di Dunlop Curve, quelle che mi sono rimaste in mente con Senna, McLaren, Honda, WTEC, che le faceva a cannone e stampava pole position epocali. E se, quando andrete a Suzuka, mi penserete, perché è veramente una pista eccezionale. La Spon Curve, la 130R, mamma mia. È vero, è vero. Poi pista col ponte, vecchio stile, dai, una meraviglia. Sicuramente facciamo un equipaggio Mario ingegnere, Gianmaria e Francesco pilota. Se è endurance vera si corre in tre, perché non pare proprio Gargiulo, Romeo, Gianmaria, cioè, Tonino, che dobbiamo fare? Tonino Esposito, intervieni. Hai lanciato il nome giusto. Senti, e quindi poi Alessio Canonico ci dirigerà a tutti, facciamo così. E Antonello Palmiotto, tutte e due, Antonello e Alessio ci daranno gli input, nord, sud, ovest, est. Va bene ragazzi, e andiamo adesso alla trattazione di un altro argomento che investe la più parte di appassionati, o comunque una buona parte di appassionati, cioè la guida e quindi l'assetto su strada, perché parliamo davvero di altre esigenze, sebbene l'indirizzo sia sempre quello, andare più forte possibile o comunque più forte degli avversari, cambia un po' tutto il registro dal punto di vista del setting e dal punto di vista della guida. Probabilmente Raffaele è meno metodicità e più improvvisazione in strada, dico bene? Sicuramente, per il fatto poi che non puoi passarci spesso, non puoi provare spesso, ti devi adattare. Però sempre facendo due chiacchiere con Mario, l'altro giorno abbiamo convenuto sul fatto che sia sul bagnato sia magari nelle gare in salita serve molto il feeling con la vettura. Quindi io non ci ho parlato direttamente, però ho seguito per esempio alcune vicende di Simone Fagioli, quando un po' di tempo fa aveva problemi con la sua norma, perché avevano fatto qualche errore di messa a punto e non se la sentiva. Poi l'avevo sentito un po' al telefono, non ho approfondito il discorso, però mi diceva c'erano stati degli errori, si pensava che durante l'inverno la macchina con le modifiche apportate fosse competitiva, poi invece ci siamo resi conto di no. E quindi pilota che è sempre andato forte, macchina che è sempre andata forte, non c'era quell'equilibrio, e il pilota alla fine ti puoi adattare quanto vuoi, però se non ti fidi della macchina hai difficoltà. Risolti quei problemi è ritornato di nuovo diciamo il fenomeno in salita che stimo tantissimo, e che quindi secondo me sì, c'è più improvvisazione, però devi pure lavorare per personalizzarti la macchina e sentirla un po'. Sì no, lo parlavo dal punto di vista proprio della guida, però ovviamente sì. Vedi che passano, si devono adattare, primo perché in salita tantissima stima per piloti che hanno corso lì, io ho l'esperienza di mio padre, cioè devi passi pochissime volte su quel tracciato che si modifica di grip di volta in volta, perché logicamente dalle prove libere fino poi alle varie manche di gara la pista, il circuito, la strada si gomma e tu ti devi adattare e allo stesso tempo spingere a manetta, quindi veramente tanto di cappello per e intanto è arrivato il semaforo verde da Tonino Esposito che dice andiamo, quindi ok, ci siamo ragazzi, organizzate le agende nel dopo calendario e vediamo. Poi Alessio Canonico fa un'analisi più cinica, abbiamo fatto cose ben più rischiose, possiamo andare, quindi doppio semaforo verde. Ragazzi, io ho la tuta appesa proprio di fronte, è la volta buona che gli tolgo un po' di polvere. Mario, mettere a punto una vettura da strada, e soprattutto mi hai veramente rimbalzato un concetto molto bello, il concetto, la concezione di limite nella guida su strada, che è ben diversa da quella in pista. Raccontacela, svisceriamola. Sì, questa era... era un concetto che ne parlavamo prima con Gianmaria, diciamo che secondo me... Ma quindi parlate solo di macchine voi, non parlate di nient'altro. L'altro argomento non lo possiamo tirare fuori, perché magari le mogli ci seguono. Avremo più followers, ma poi dovremmo andare andiamo a avanti, fuori. Avremo una followers diversa, dai. Per quelle facciamo trasmissione alle 23 poi, dai. Okay. Lascia protetta. Diciamo allora, che... Per quanto riguarda il setup di una macchina stradale, di una macchina che deve fare comunque una corsa su strada,
secondo me l'approccio è molto simile a quello della macchina in pista, cioè, però hai meno possibilità di sbagliare, nel senso che la macchina deve essere cucita intorno al pilota, il pilota ha pochi secondi per ritrovare la sua macchina e il suo setup. Se in quei pochi secondi dalla partenza alle prime due curve lui riesce a capire che cosa fa la macchina e affidarsi della macchina, ti porterà sulla macchina con un buon risultato. Se invece cerchi di inventarti l'impossibile, però il pilota non la riconosce, non capisce che la sua macchina, arrivi sopra con un pilota che non ha fiducia ed è andato piano, fondamentalmente. Mi chiedo Mario, no? Mentre in pista sono tutti un po' mentalmente preparati e settati sul discorso ingegnerizzazione della guida, quindi rilevazione dei parametri e confronto con il pilota, in salita, dove c'è magari un contesto un po' più semplice, ecco, diciamo così, un po' più ruspante, secondo te è più facile o meno facile andare a traslare questi concetti? Perché magari il pilota della salita è meno ricettivo nei confronti di questi argomenti. Molto meno ricettivo, e purtroppo tu come ingegnere hai pure meno armi, perché se un pilota viene nella mia macchina e so che quella macchina è capace di fare quelle cose, comunque glielo posso dimostrare dai dati. In pista, in salita, la cosa è diversa, perché lui ti dice qui c'era meno grip, qui era sporco, qui questo, qui quell'altro, è difficilissimo. Quindi ci sono più variabili, anche più scuse. Purtroppo sì. Quindi non puoi neanche frustrarli. No, dipende molto anche dal pilota che hai di fronte, perché ci sono dei piloti che capiscono, mi ricordo Francesco Leogrande, con cui ho avuto la possibilità di fare qualche gara in salita, e quando gli leggevo la telemetria lui mi chiamava cartomante, perché gli vedevo cose che neanche si ricordava, fondamentalmente. Però ci sono altre invece che la utilizzano contro di te, dico ma non è, io non posso fare questo perché la macchina fa così, fa colì, fa colà. È anche vero che in pista costruisci, come avevamo detto prima, un rapporto col pilota. Quando tu gli dici una cosa, gliela dici perché sei sicuro al 100%, e lui sa che hai ragione, o comunque pensa che hai ragione. In pista magari io sono sempre fatto gare spot, e quindi magari il pilota cercava di trovare la scusa di fare bella figura con me, che non era il mio scopo per cui era andato lì. E andiamo in un terreno di caccia assolutamente difficile, premiante per i talenti veri, ma è evidentemente molto più complesso per quelli meno dotati tecnicamente come coraggio: la guida sul bagnato, sia in termini di assetto, quindi di preparazione, definizione del setup, sia in termini di pilotaggio. Prima di tornare a Mario, che ci dirà evidentemente come si costruisce un assetto ottimale per le condizioni da bassa aderenza, Raffaele, il pilota come si parametra mentalmente rispetto alla guida sul bagnato, dove evidentemente deve essere meno esplosivo ma più ripetitivo nelle sue performance, cioè stare a un gradino più basso però essere più costante come linea, come traiettoria? Non lo so, sto dicendo una sciocchezza, dimmelo tu. No, è una tecnica di guida completamente diversa, perché cambia completamente il fondo, quindi anche in questo caso ci sono piloti che vanno forte sull'asciutto e anche sul bagnato, e ci sono degli specialisti del bagnato che magari non rendono, sì, vanno forte anche sull'asciutto ma non così tanto come vanno sul bagnato. Parlando di quello che potrebbe essere la tecnica di guida sul bagnato, di questo diciamo non c'è una regola ben precisa, cioè la regola ci sarebbe, ovvero soprattutto se la pista è gommata tu devi evitare la parte di strada gommata, o magari passarci sopra con le ruote, col volante più dritto possibile. Raffaele, sai cosa diceva Ayrton Senna? Meno giri le ruote sul bagnato e meglio è. Cioè, se tu giri le ruote sul volante, sul bagnato, su una parte diciamo soprattutto che è bagnata ma che c'è tanta gomma, logicamente non hai la possibilità di avere direzionalità, quindi devi cercare di indubbiamente tutte le linee che vuoi fare ci dovrai pur passare sopra la parte gommata della pista. L'importante è passarci con le ruote dritte. Però anche di questo parlavamo con Mario, perché insomma parliamo di e convenivamo sul fatto che alla fine io la mia tecnica, quella che utilizzo, è quella di fare le traiettorie da bagnato, cioè sempre quelle esterne, e poi man mano vedere se riesco ad andare sempre più interno, arrivare a fare delle traiettorie ad affondare un po' il corpo, cioè fai meno strada. Se
al grip è buono e riesci a fare anche sul bagnato traiettoria di asciutta, hai guadagnato perché hai fatto meno strada e sei andato forte. Però anche lì dipende, capito? Perché dipende un po' dall'asfalto, dipende un po' dalle gomme, dipende dalle categorie che hanno corso con te, perché magari se c'è una pista, una gara endurance per dire, dove c'è tanta gomma a terra, e lì la pista sicuramente in condizioni di bagnato è impraticabile, cioè è veramente difficile da guidare. Quindi soprattutto ti devi adattare alle condizioni a seconda se c'è poco bagnato oppure medio bagnato oppure è full wet. Quindi non esiste una regola ben precisa. Quindi ma infatti hai fatto una considerazione molto interessante. Io voglio appunto anche raccontare quello che fu l'oggetto di discussione con Alessio Canonico durante una cronoscalata in Sicilia, dove lui appunto faceva notare una cosa molto interessante che hai detto tu, quanto una strada, una pista molto gommata in presenza di una situazione di bassa aderenza spesso risulti un fattore, voglio dire, da attenzionare con molto, da guardare con grande attenzione, proprio perché il concetto di pista gommata in senso lato potrebbe sembrare premiante, ma in talune condizioni invece racchiude delle insidie, delle problematiche. E soprattutto la conoscenza del tracciato, cioè il fatto che anche i piloti di Formula 1, con tutta l'esperienza che hanno, i test che fanno, anche col simulatore, diciamo il giovedì, prima che inizi il weekend, vanno a fare il track walk, e poi da lì lo fanno anche quelli delle altre categorie, però sta a significare il fatto che tu comunque sia... vai a vedere se ci sono delle zone con dei bump dove magari con della gomma, con della pioggia possono diventare fenomeni d'acqua planning, e hai una conoscenza precisa del tracciato e dove mettere le ruote. Mario, dal punto di vista dell'Inge, la risposta è semplice: quando piove cambi gomme, quindi hai cambiato completamente la macchina. Come abbiamo detto prima, la prima cosa che tocca a terra sono le gomme, quelle ti determinano tutto quello che c'è intorno. Quindi non c'è una regola generale, nel senso che nel momento in cui cambi la gomma sicuramente hai cambiato un parametro fondamentale e la gomma ti detta un po' il setup. E cosa si fa di solito? Con la regola base è massimo carico aerodinamico disponibile, di solito se l'acqua è tanta magari alzi un pochettino la macchina per evitare di fare aquaplaning, e un pochettino più di gomma a terra. Queste sono le regole più o meno basilari, poi per il resto tutto dipende. Quindi dalla gomma, pressioni, camber, tutta questa interazione di componenti. Sì, diciamo che però tutte queste cose sono semplicemente funzioni che è della gomma. Ho lavorato in della gomma che vai a mettere, ho lavorato in delle categorie dove semplicemente montando la gomma da bagnato la macchina diventava completamente sottosterzante, e in categorie dove la macchina diventava completamente sovrasterzante. E quindi diciamo soltanto con l'esperienza che hai fatto in quella gomma sai predire che cosa dovrei andare a fare con setup, e quindi sei pronto per la seconda volta che metterai le gomme da bagnato. Poi non ci sono grossissime invenzioni da fare con le pressioni o con le gomme da bagnato, con le camber e le altre cose. Camber vai a ridurre un pochettino, le pressioni, la mia idea è sempre di partire con un target di pressione simile a quello che hai avuto dall'asciutto, in modo da mantenere almeno la rigidezza della gomma simile. Però non è detto, ci sono macchine che hanno bisogno di pressioni molto più alte e macchine che hanno bisogno di pressioni molto più basse. E questo soltanto poi girando sul bagnato conosci la macchina. E anche dipende dalla condizione di bagnato che hai, perché una cosa è uno scroscio d'acqua esagerato dove atterrai proprio l'acqua in quantità esagerata, e una cosa è avere la pista umida. Potrebbero essere due setup completamente diversi. La pista umida, diciamo con una presenza d'acqua alternata invece ad asfalto più secco, è la più insidiosa, la più problematica da affrontare, non solo in termini di pilotaggio ma anche di setting? Sicuramente quando devi sceglierlo per la gara, se mettere le slick o le rime. La fase intermedia è sempre un dubbio. L'ibrido poi... in questo caso non premia. No, è... Noi siamo cioè, secondo me lì è un po' la fortuna di conoscere la zona in cui sei. Cioè, se vado a girare, che ne so, in Malesia, so che lo scroscio poi è sempre seguito di solito da bel tempo, è difficile avere una pioggia lunga. Se vai a Silverstone, lo scroscio magari non è solo uno scroscio, ma tenderà a fare una gara lunga, e quindi mi preparerei più per il bagnato che non per l'asciutto. Quindi a seconda della zona in cui sei, l'esperienza ti aiuta magari a scegliere una direzione più che l'altra. Spero di quest'anno di non fare errori in questo senso. Cioè.
Beh, sì, sicuramente sì. Raffaele, ti volevo fare una domanda ben precisa. Intanto salutiamo Angelo Guzzetta. Buonasera Angelo, il nostro pilota impegnato in salita nel CQM. Evidentemente, guidare di gran passo, fare un gran premio, ovviamente la gara endurance ha un altro parametro poi di usura mentale e richiede delle energie psicofisiche importanti, ma guidare sul bagnato quanto è più faticoso che guidare sull'asciutto, se è più faticoso? Immagino che ci sia una situazione tensiva anche superiore. Sì, infatti secondo me, come dici tu, cioè, la guida sul bagnato ti stressa più a livello mentale, non tanto a livello fisico, perché vai più piano in curva e quindi indubbiamente anche l'approccio sul freno è diverso, non puoi frenare magari con gli stessi bar di pressione perché altrimenti blocchi le gomme, anche con macchine che hanno l'ABS vai a cambiare l'approccio in frenata, quindi dal punto di vista fisico magari è anche più fresco, tra l'altro, perché piove, quindi dal punto di vista fisico fatichi di meno, però dal punto di vista mentale sei molto più stressato e a volte, siccome la stanchezza mentale influisce in maniera preponderante su quella fisica, a volte ti capita di fare una gara sul bagnato o hai faticato di più rispetto a una gara sull'asciutto, proprio per la fatica mentale che hai fatto. Beh, tanto è più basso il margine che ti puoi concedere di errore, tanto più è alto appunto il fabbisogno neurologico di cui deve, certo, disporre il tuo cervello per fronteggiare la situazione. Bene, io devo dire che questo appuntamento è stato molto bello, secondo me, dal punto di vista tecnico, perché con estrema semplicità, ma anche con quei tecnicismi giusti riportati bene, che non devono mai mancare, avete rappresentato a tutti noi quelle che sono le complessità del guidare in pista e in ultima analisi anche del confronto con la guida su strada. Io spero davvero che vi si possa incontrare per un secondo evento, diciamo, tra non molto tempo, in modo da andare a sviscerare anche altri dettagli, perché sappiamo che a dispetto della vostra giovane età siate dei veri giacimenti di esperienze, dati, informazioni. Il nostro Mario, insomma, sono sicuro che, visto il palmarès, il numero e il livello di piloti con cui ha lavorato, presto lo vedremo nella top class, mentre il nostro Raffaele spero di incontrarlo nella scuola federale, così che finalmente si possa conoscere dal di dentro e in maniera più veramente più ficcante questa realtà tanto importante per il motorsport nazionale. No, volentieri, anzi, se ci vediamo e parliamo di questo argomento mi fa enormemente piacere. Mario ormai ha una carriera talmente avviata che secondo me qualche anno avrà l'addetto stampa. Non lo so se sarà disponibile a parlare con noi, però... Sull'addetto stampa non potrà scegliere, quindi se mi dici così, poi alla fine poi... Se dobbiamo dargli del lei, quindi... Però, sappiamo dove abita, possiamo dire che l'abbiamo funzionato, dai. Vabbè Raffaele, diciamo che neanche tu come carriera da pilota ti lamenti, perché insomma voglio dire, hai alle tue spalle dei righi nel curriculum molto molto importanti, quindi non è che sei a piedi, anzi tutt'altro, insomma a 42 anni puoi dire di aver fatto tanto e ovviamente ci auguriamo tutti che tu possa fare ancora meglio. Ovviamente abbiamo ospitato tanta... E io che cosa vengo a dire, dice Luigi Moccia? Beh, tu Luigi sei uno che ne hai tante da dire, tu sei un... Enciclopedia, Gino, non basta un'ora, un'ora e mezza. Ha guidato così tante macchine che anche la metà bastavano, e tutte di sangue blu, veramente tre quarti di aristocrazia. E ancora, noi... e ancora lì dal gas, quindi... Noi avremo il piacere di ospitare tanti altri personaggi a 24 carati nelle prossime puntate, siano essi piloti, siano essi tecnici o siano essi anche addetti ai lavori dal punto di vista della direzione gara, del management, perché le gare sono un po' un compendio di tutto questo. Ma mi fa piacere annunciare per mercoledì prossimo alle 19 una live con uno straordinario protagonista, uno dei migliori motoristi al mondo degli ultimi anni, che Raffaele conosce bene. Parlo di Pino D'Agostino, colui il quale dava vita e innesco ai motori dell'epopea fantastica della Ferrari di Schumacher, ma non solo, perché la sua avventura è stata lunga, colui il quale appunto definì quel fantastico V6 che spingeva la
straordinaria T Alfa 155 con cui l'Alfa si andò a prendere tanta gloria in Europa. Quindi Pino D'Agostino con noi, non c'è bisogno di recensioni, è altissimo livello e sarà davvero felice di essere con noi, e noi lo saremo ancora di più ad ospitarlo mercoledì alle 19. Ma questa settimana ci saranno altri grandi appuntamenti che vi comunicheremo, e anche il nostro Sante Livrano ha veramente preparato un parterre di straordinari attori del motorsport. Grazie di cuore al direttore della Scuola Federale ACI nonché pilota Raffaele Giammaria, con tanti saluti a papà Armando, un vecchio amico del motorsport. Grazie di cuore a Mario Gargiulo, di cui ci onore. Sì, dimmi Mario. Due saluti particolari, uno al mio meccanico Nicolò, che purtroppo in ospedale ha avuto un brutto incidente nei giorni scorsi, e faccio gli auguri di pronta guarigione perché dovevamo essere pronti al via, e un abbraccio fortissimo a Robert, il mio pilota che ha avuto la perdita del padre. Mi stringo veramente forte a lui, sperando di potergli essere quanto prima vicino. Beh, questa sì, la componente umana che non deve mai mancare. Luigi Moccia dice: Raffaele è una delle persone migliori con cui collaborare. Dicevo di Mario, siamo tutti veramente orgogliosi noi al sud di lui, perché è un po', rappresenta un po' il riscatto di noi ragazzi che vogliamo affacciarci agli ambiti più importanti del motorsport, ma che per localizzazione geografica spesso siamo svantaggiati, e vediamo nei ragazzi come Mario veramente un'icona di quelli che si sono affacciati. Grazie. Al mondo, e dal mondo hanno ricevuto e ricevono ancora soddisfazioni restituendole con tanta professionalità. Grazie a Pietro Vizzari per la preziosa regia tecnica, grazie a tutti coloro i quali sono stati in nostra compagnia, e vi aggiorneremo dalla nostra pagina Facebook, dal nostro canale YouTube, su tutti i grandi protagonisti che avremo il piacere di ospitare nelle prossime serate. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Alla prossima.